Presidente, anche quest'anno RaiCon protagonista al Sud Africa Film Consortium. Sì, anche quest'anno splendida esperienza, grazie a tutte le autorità che ci hanno dato ancora una volta insieme a tutti gli staff e al territorio, alla popolazione, un supporto straordinario, l'ho detto lo scorso anno, ci tengo e sono felice di ripeterlo quest'anno. Vorrei aprire una piccola parentesi per ringraziare il Capo dello Stato perché per la terza volta consecutiva il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto insignire Cartons on the Bay dell'onorificenza, ovvero della medaglia d'onore del Presidente della Repubblica. E quindi ringraziamo tutti il nostro Presidente per la stazione a temi importanti, quelli che riguardano la formazione, riguardano l'educazione, oltre che l'intrattenimento. Per quanto riguarda invece, vorrei spendere una parola importante, è un premio importantissimo quello che diamo dal mio punto di vista di donna Monica Manganelli, a questa donna che si è dedicata alla bellezza, alla cultura, alla creatività, all'innovazione, in un momento e in un mondo in cui ancora le donne devono fare grandi, grandi sacrifici e dove ancora esiste la violenza contro le donne come fatto specifico, dal primo gennaio all'altro giorno 37 donne sono state uccise, mi spiace ricordare questa cosa sgradevole, brutta, in ambito anche cosa è appena successo. E l'ultima l'abbiamo vista, una donna uccisa addirittura con il suo bambino in grembo. Contemporaneamente abbiamo visto anche una cosa molto bella e importante, e cioè la spinta che è stata data al rilancio del PIL, alla crescita del prodotto interno lordo, questa volta deve molto anche a un ingresso di massa delle donne nel mondo del lavoro, perché le donne sono una risorsa per l'economia. E quindi ringrazio Monica per tutto il lavoro che ha fatto, per la testimonianza che ha portato nel mondo e che porta nel mondo, per questo lavoro che riguarda la creatività, riguarda la cultura, riguarda l'economia anche direttamente, perché la cultura è economia e questa è una cosa di grande orgoglio. E ringrazio ovviamente tutti voi, ringrazio la città di Pescara, la regione Abruzzo per l'accoglienza meravigliosa che ci avete dato.